TGR Toscana in primo piano la firma del contratto per la cessione di Aferpi da Cevital al gruppo indiano Jindal. L'accordo è stato siglato al Ministero per lo Sviluppo Economico a Roma. Soddisfatti i sindacati per un piano che fa ripartire le ex acciaierie di Piombino già con 450 posti di lavoro. Un successo per i lavoratori, l'ha definito il presidente della regione Enrico Rossi, che era presente alla sigla del contratto. Sentiamo il servizio di Francesca Cosentino. Giornata storica per Piombino, per le acciaierie e per i lavoratori della ex Lucchini. Si è ufficializzato al Ministero dello Sviluppo Economico il passaggio dalla precedente proprietà algerina Cevital all'indiana Jindal, uno dei gruppi industriali più potenti a livello mondiale nel campo dell'acciaio. A seguire il passaggio di consegne il vice ministro Dario Galli e il presidente della regione Enrico Rossi. Ripartiranno le lavorazioni nello stabilimento. Prima con la parte della laminazione a freddo, che diciamo è quella più facile da far ripartire, l'alto forno che c'era un tempo e che è stato fermato ormai da anni non ripartirà più, l'impegno però è quello di rimettere in pristino anche la zona caldo, probabilmente con forni elettrici e con tecnologie diciamo adeguate ai tempi. Costo dell'operazione per il governo 33 milioni, per la regione 60 milioni, meno del 10% degli investimenti che i privati metteranno sul piatto e che serviranno a realizzare per la nuova Aferpi due forni elettrici. Oggi certo è un accordo straordinariamente positivo. L'impegno che si è assunto Jindal è di produrre oltre 2 milioni di tonnellate, una cosa che a Piombino non si è mai vista, facendo un importante investimento di oltre 1 miliardo e 50 milioni. E poi ci sono il risanamento ambientale, le bonifiche e soprattutto il mantenimento di tutti i 2.000 posti di lavoro in maniera graduale. Si inizierà con 450 addetti per arrivare nel 2022 a 1.500 occupati, per gli altri nel frattempo tutte le protezioni sociali. Tutta l'occupazione passerà in automatico al gruppo Jindal. È chiaro che lo stabilimento in questo momento è fermo, non ci sono ordini, non c'è mercato. Il semiprodotto che potrà fornire Jindal potrà far ripartire gradualmente lo stabilimento, quindi ci immaginiamo che nel giro di poco possano ripartire tutti e tre i treni di laminazione. E allora, l'abbiamo sentito, soddisfatti i sindacati che vedono nella cessione a Jindal una rinascita dell'intero settore di Piombino. Sentiamo. Come sindacato siamo soddisfatti perché la firma, diciamo, apre diverse prospettive. La prima prospettiva che apre è la ripartenza dei treni di laminazione, treno a vergella, treno a rotaie e treno a barre, che devono ripartire a breve. Tramite la firma si apre questa prospettiva. La seconda prospettiva che si apre è la presentazione di un piano industriale e quindi un progetto industriale che secondo noi deve riportare a colare acciaio a Piombino. Quello che riteniamo determinante, come abbiamo sempre rivendicato in questi mesi, è che adesso abbiamo anche la presenza del Ministero, l'incontro al Ministero per avere la copertura degli ammortizzatori sociali. È fondamentale che ci sia la copertura temporale a tutela di tutte le persone e anche la parte economica, appunto, che non sia penalizzata ma continua a rimanere attuale e derogata, proprio per accompagnare questo processo fino a che non si concretizzerà il piano. Tutto questo lo illustreremo domani mattina in un'assemblea fuori dalla portineria centrale dalle 9 alle 10:30 a tutti i lavoratori. A settembre apriremo un tavolo ad hoc per accrescere la